non si ascolta quasi mai la messa glagolitica del ceco Leos Janacek. Torna a Santa Cecilia per la prima volta dal 1996 e sul podio c'è Jakub Hruža, 40 anni, nato a Brno in Repubblica Ceca, con un programma tutto dedicato alle musiche del suo paese, a cominciare da questo ricchissimo capolavoro per coro, orchestra e solisti, scritto da Janacek nel 1926 per festeggiare l'indipendenza. Il compositore ateo volle celebrare però le radici culturali con un testo liturgico della vecchia chiesa ceca, scritto nell'alfabeto paleoslavo, il glagolitico appunto. It's especially beautiful to do glagolitic mass by Janacek here in Rome. È bellissimo fare la messa glagolitica qui a Roma, perché è il dialogo di Janacek con il canone della messa cattolica. He had a very ambiguous relationship to the official religion, and yet the last piece he composed was a mass. Aveva un rapporto ambivalente con la religione ufficiale, eppure l'ultimo pezzo sinfonico che ha composto è questa messa. È in un'antica lingua slava, le fondamenta di tutta la cultura slava. Per me è un bellissimo dialogo fra la cultura di una parte antica dell'Europa e dell'altra parte. Un dialogo che porta frutti preziosi. Per Hruža, direttore principale ospite dell'orchestra dell'Accademia, Roma sta diventando di casa. It's a pleasure, you know, it's a natural thing, so anywhere I go. Per me è un piacere suonare la musica ceca. Dovunque vado, oltre al repertorio canonico di Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner o Verdi, eccetera, è bello portare pezzi che per me sono di casa, ma per i luoghi dove vado sono delle scoperte. Dovunque vado e naturalmente qui a Santa Cecilia. At home, but for places where I go, they are discoveries. Popolarissimo l'altro titolo in programma, la Sinfonia del Nuovo Mondo di Antonín Dvořák, nona e ultima del compositore, scritta nel 1893 in un lungo soggiorno negli Stati Uniti, un ponte culturale fra la vecchia Europa e le melodie del nuovo continente. I imagine in the audience there are people who are listening to this piece for the very first time. Immagino che fra il pubblico ci sia qualcuno che ascolta questo brano per la prima volta, o che in sala ci sia il compositore e si prepari la prima. È un buon esercizio mentale per evitare la routine e approfondire questa sinfonia. È bello con Santa Cecilia perché l'orchestra non dà nulla per scontato. We spend exactly the same amount of time. Passiamo lo stesso tempo a esplorare Dvořák che a esplorare Janacek. Con Jakub Hruža, 3 concerti al Parco della Musica di Roma dal 9 all'11 giugno.